Ci troviamo nel laboratorio del maestro Enzo Crivella. Che cosa vediamo qui? Qui stiamo facendo la mitica Sette Veli, che è un gelato che abbiamo preso lo spunto dalla Sette Veli di Luca Mannori e l'abbiamo fatta diventare gelato. Questo piace molto perché ha sette strati di cioccolato, parte dalla nocciola e poi ha degli intervalli di pan di Spagna bagnato al rum e quindi si chiude con il fondente al cioccolato, come faccio vedere. E adesso andiamo al chiosco del maestro Enzo Crivella, che si trova sul lungomare di Sapri, per scoprire insieme quali sono i gusti in voga per quest'estate 2016. Qual è la filosofia che si cela dietro la lavorazione di questi gelati buonissimi? Innanzitutto vuol dire che la realizzazione di questo chiosco viene il frutto della mia esperienza, anche è un omaggio a mio padre, perché mio padre nel 1950 ha fatto questo chioschetto. Per quanto riguarda quest'anno, io sto lavorando molto sui mieli, sui tipi di latte, dal bufala, al latte di bufala, al latte caprino, e latte vaccino e in più le erbe del parco. Poi questo concetto dei vecchi le vecchie carabine, era il bar che aveva mio padre, quindi usavano queste macchine qui, che è la famosa cattabria, quindi sono a pala. Possiamo vedere come funziona? Non è semplice, vi faccio vedere più o meno, vado, perché ci vuole tempo. Qui si mette il latte ed è un fior di latte questo qui. Naturalmente la macchina parte e nel giro di 10 minuti avremo il gelato, che si tira fuori con la palla, vecchia maniera. Quindi aggiungo sempre queste cose legate al territorio. Un po' questa è la mia filosofia. Poi c'è una filosofia di comunicazione, che è quella, dico, rurale e contemporanea. Rurale è quella delle lavagne, dicendo da dove prendiamo questi prodotti, citando proprio le aziende. Poi c'è un interesse enorme sul bio e quindi da Ceraso, quella località Pietrosa, prendiamo i mirtilli, le more, i lamponi. Bisogna solo fare una cosa, educare la gente al palato. È partito perché è il primo locale in Italia dove trasmette in streaming tutti i giorni quello che facciamo, quindi saprete che cosa vendiamo la sera, quelle le nostre offerte. Poi dei colleghi che verranno a fare degli show cooking, dei pasticcieri importanti italiani, loro si presteranno a fare una lezione di gelato che sarà visibile a tutti, visto e considerato che abbiamo fatto questo laboratorio a vista. E questo sarà permesso a tutti quanti di assaggiare l'eccellenza italiana. Il gelato deve essere come per la pizza nel mondo. C'è la pizza, ci sarà il gelato, non più ice cream, ma ci sarà il gelato italiano. Questa che cos'è? La granita al caffè. È fantastico perché è proprio una ricetta di mio padre. La granita al caffè aveva una chicca, che era la buccia di limone dentro. E con questo ti auguro buona estate a tutti i turisti che verranno nel nostro territorio. Grazie, allora noi vi invitiamo tutti ovviamente a visitare lo chalet del maestro Enzo Crivella.